fatta e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo e probabilmente ultimo episodio su Remother Tormented Fathers. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 45 like per questo episodio, che probabilmente sarà quello finale. Dopo aver assistito a scene estremamente disturbanti la volta scorsa, da questo il titolo dell'episodio scorso, ci ritroviamo qui ragazzi, legati ad una sedia. Dobbiamo scoprire ovviamente come fuggire, non ci resta che trovare un modo ragazzi. Allora, al tavolo non ci si arriva e questo l'avevamo capito, insomma. Vediamo un po' se, non so, ci deve essere un modo, ci deve essere un modo, no? Ecco, il lampadario, potrei cercare di lasciarmi cadere e tagliare la cosa. Oh, meno male, ce l'abbiamo fatta alla fine. Però cerchiamo di darci una mossa, perché là Mrs. Felton sembrerebbe essere tipo in fermentazione. Oh Gesù, Giuseppe, pure Maria. Oddio, sì. Oh no, mi sa che non l'ho fatto in tempo. Insomma, dovevamo assistere pure a sta cosa. Non ho fatto in tempo. Bene, iniziamo proprio alla grande, eh? Proprio alla grandissima. Però, cioè, vorrei potere rifare quello che mi è stato detto un attimo fa col lampadario. Cerchiamo di muoverci però, perché mo ci vuole, eh? Lasciati cadere in fretta. È quello che sto provando a fare, sperando... Oh... Finalmente. Oddio, sta arrivando. È già sta arrivando. Siamo stati noi a dargli fuoco? Darle, visto che è una donna, effettivamente. Siamo svenuti. Così, improvvisamente. È stato troppo... scioccante. Vabbè, l'importante è che non siamo morti. Siamo proprio malandati, però l'importante è che siamo ancora vivi, dopo tutto, no? Ovviamente. Però qua qualcosina a fuoco è andato. Questo è poco ma sicuro. Oddio, non so se voglio vedere quello che stiamo per vedere. Oddio. Ce la faccio più in questo gioco, ve lo giuro. Cos'è sta roba? Che? Manovella ascensore. Mi pare servisse ad attivare il meccanismo manuale dell'ascensore. Ah, allora forse potrebbe essere quello che ci serve per poter finalmente utilizzare appunto l'ascensore. Io sono curiosa di vedere cos'è questo, sempre se posso analizzarlo in qualche modo. Ok, sospettato, sì, questo mi sa che già l'avevamo visto, sì. Quindi non è niente di nuovo. Spettacolo direi a dir poco raccapricciante, volete anche che io lo riguardi? Ok, ma basta, ve prego, basta. Non ce la faccio ragazzi, non ce la posso fare. Prendiamo diversivi così random, non so cosa succederà adesso. Il punto è, dobbiamo tornare lì tipo sul pianerottolo ragazzi, per raggiungere l'ascensore. Io non so se da questo momento in avanti ci sarà qualche nemico, probabilmente sì, e non mi ricordo se la strada è quella giusta. Spero di sì sinceramente, di stare andando sulla retta via, sulla giusta via più che altro. Ok, io penso ragazzi che il silenzio sia peggiore di qualsiasi musica o effetto sonoro. Per quanto terribili possano essere, penso che il silenzio sia la cosa peggiore. Fatto sta che ce l'abbiamo fatta ragazzi, qua c'è l'ascensore. Direi di usarlo, sempre che non attiri l'attenzione di
persone indesiderate, perché ci ricordiamo che comunque l'infermiera era in giro, raga. Che poi infermiera, è l'infermiera, è la suora rossa, chi diavolo è? Non lo so, cosa diavolo vuole. Ci ricordiamo che abbiamo la siringa contro di lei, effettivamente. Con quell'iniezione di regola si dovrebbe tipo rallentarla o comunque renderla cieca, una roba del genere. Credo di aver capito bene. Perfetto. Ok. Tutto a posto fino ad ora. La siringa, la siringa. Ma perché non ci sono sottotitoli? Sì, perché non ci sono sottotitoli? Sottotitoli abilitati on. Perché non si è visto niente adesso che ci ha tipo minacciati di morte? Sì, ciao. L'ascensore si è bloccato, però qua si può interagire. C'è un puzzle da completare e noi abbiamo la manovella dell'ascensore. Ehi, che bella notizia! Sì. Ci siamo. Allora, il punto è, se l'abbiamo colpita con la siringa, che però abbiamo ancora. Però mi sembra che lei abbia usato la siringa. Probabilmente se dovessimo incontrarla di nuovo, cosa che probabilmente sarà, immagino che la vista non ce l'abbia più a disposizione. Oh no, perché c'è la luce del Signore qua? Cerca di fuggire. Perché c'è così tanta luce in questo posto? Che diavolo? Cercherò di fuggire allora, solo che... Allora, qua sotto non si va da nessuna parte. Ah! Ok, è perché è da là sotto che lei mi sa che arriverà. Non capisco perché c'è questa luce immensa. Cos'è? Cosa significa? Non so dove andare, ragazzi. Non so cosa sta per succedere. Non lo so. Non lo so. Io vado avanti così. Non ci provava, pezza di merda. Attiva il meccanismo di apertura delle finestre. In che senso? L'interruttore non funziona. Niente più che risalire. Ovviamente l'interruttore non funziona. Ma quindi lei è qua in giro, questo mi state dicendo? Aiuto, 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 aiuto. Oddio, 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 oddio. La tipa mi sa che non ci vede, ragazzi, comunque. Qua cosa abbiamo? Ok, possiamo... La conce tua madre! LT! Premo LT per uscire! Vabbè. Ok. Oh. Era così difficile. Devo per forza farmi pigliare. Ok, è inquietante la cosa. Vabbè, se lei è di là, io di regola adesso posso correre di qua. Almeno mi auguro. Oddio, oddio, dove vado? Oddio. Oh, te prego, lasciami in pace, te prego. Ti prego. Oh merda, oh merda, oh Dio, oddio raga, no, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Cos'è sto rumore? La conce tua madre! Via, show! Oh che se mi, no, se mi acchiappa quella mi incavolo, vedo fuoco una a una, vi brucio le alette a tutte quante. Che cavolo di incubo, minchia l'ansia, insopportabile ragazzi, ve lo giuro. Questa continua sensazione di essere
braccati, è veramente insopportabile, ve lo giuro. Ci sono. Hello, darkness, my old friend. Ah, di qua c'è qualcosa. Oh merda. Porca puttana. Che stupida. Sono stata una stupida, raga, perché era qua e mi sono messa a correre, per cui è vero che non mi può vedere, ma mi può sentire. E ciao. Oh, ma che palle! Cioè, non posso manco camminare lentamente, che questa mi acchiappa. E vabbè, non ci siamo proprio così, però. Oh, merda. Ok, cerchiamo di fare il giro, perché sennò lanciamo là un diversivo, perché mi sa... Ah, mi sa che sono stata stupida, perché ho corso. Ho corso. Comunque, no? Ok, dai, però, muovite! Ok, oh. Non lo so. Ok. Ah, merda. E mo? E adesso come faccio? Se la tipa non si toglie dalle palle. Ok. Ci ho provato, ho lanciato un diversivo di là. Magari serve a qualcosa, anche perché su quella scala ci sono le falene. Spero se ne siano andate. Ah, è ancora lì? Ma te ne vai? Non lo so, non so che devo fare per togliermela dai piedi. Cioè, qua sotto, Robby, ragazzi, mi stanno fissando come se fossi un imbecille. Vi ripeto che io non ho la minima idea di come sbrogliarmi da questa situazione. Intenzione di andarsene da lì non ne ha, per cui proverei a lanciare questa diversi... vabbè, no! Mo me sta quasi a venire nervoso, ragazzi, perché non mi sono manco mossa, mi sono messa semplicemente dritta in piedi. Cioè, così no, Eccoci di nuovo. Cioè, a me l'unica soluzione che mi viene in mente è quella di lanciare un diversivo da un'altra parte. Però, cioè, se non mi posso manco muovere per lanciarlo, potrebbe essere un problema. Ok, provo a correre. Di qua. È quello che ci interessa. Attenzione. Ok, la tipa a quanto pare non sopporta la luce. Ce l'abbiamo fatta comunque, questo ci interessa. Sta storia deve venire prima o poi, che cavolo. Oddio, di nuovo, e che palle. Lasciatemi in pace, vabbè. No, non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio, perché se adesso la tipa mi prende e mi devo rifare tutto, mi incavolo come una iena. Per lui direi di correre di qua, a sto punto. Non lo so se è la strada giusta. Spero di sì. Dov'era l'interruttore della finestra? No! Che palle! Che palle, raga. Che palle, però, doversi rifare sempre tutto. Che palle! Ah, ok, mi hanno fatto riprendere da qua, da quando ho acceso insomma, ho attivato l'interruttore, almeno. È meglio per me, stronza. Ha detto: non posso vedere niente, non vedo niente. Va a cagare, va. Che non so se è di qua effettivamente che devo andare. Probabilmente sì, perché se le falene mi vengono addosso, devo cercare di stare attenta ad evitare lei. La direzione è questa, raga, perché è da qua che sono venuta prima. Non ci sono altre vie. Io corro, ciao. Ciao. Me ne vado. Spero sia la strada giusta. Spero di sì, sinceramente. Oh, merda. No, le falene no. No, le falene no. Dove cavolo è la finestra? Come sempre, il mio senso dell'orientamento, raga, lascia altamente a desiderare. Spero sia la via giusta. Lo spero con tutto il mio cuore. Oh, eccolo qua. Ci siamo. Premi! È giorno. Che bella la luce del sole. Ah, sei sensibile? Ah?
Ma spero sia finita sta storia perché non ne posso più. Sì, pure. Madre mia. Oddio, che devi fare con quello? No, ti prego, no, 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 no! Oh mio Dio! Oddio, raga, no, 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 no! Oddio, basta! Minchia, ancora viva. Non muore mai questa. Si è cavata pure gli occhi, Dio santo, davanti a me. No, infatti non lo sei per niente. I should never have come here. It's all my fault. It would have happened anyway. They didn't give a damn about the disease. They only used it to improve the phenoxyl. The moths were the final piece for the cure. And to show the world how much they were. They had noticed how moths were acting on Felton after he caught the disease in Egypt in 58. Oh, he deserved it. We were all test animals at the plantation. They used us. They made us believe we had been touched by the hand of God, giving us the disease as a sign. But then trouble came. The eyes burning, the bandage, the horrible pain in the head. All of this? Just forget. Phenoxyl was created as an antipsychotic drug for war veterans suffering from post-traumatic stress disorder. To forget the horrors. As a father who ruined his daughter's life, forcing her to live as a man. Felton is just like all of us. He was a victim. He could only count on the results of the experiments at the plantation. When they withdrew the drug from the market because of its crazy side effects. Wyman, that fucking bastard. Synthesizing parasites and mixing them with the drug only showed him he could do better. That it was possible to modify and control memories. Our memories. But we were only able to control the moths and be sick, very sick. And those damn memories will come up again, sooner or later. Now I understand. Felton always told the truth. He just wanted to protect Celeste from all of this, from himself, from his... Jennifer. The sessions were for her to just forget. Forget everything forever. And he was the one to push her to leave. And eventually, she did. She ran away. But
I still have unanswered questions. It's not too late. This is not your end yet. It may be the end of everything. And maybe we're already dead. And neither of us knows it. I'm not the one who is crazy here. Maybe we both are. You could have been one of us. No, I couldn't have. Yes, you could have, sister. But I could never forget that day. Oh, the screams, the flames. How could you? You wanted to propagate it as a sign of God. This was not a gift. This was not from God. It was fucking stupid science. And those two things have never been compatible. We believed it. It's true. And we were wrong. But you left us there to die. I don't know. I don't remember. I can't remember. It's all confusing and I don't... It's over now. No, I don't want to die rotting in hatred. I've hated all my life. I don't care anymore. It doesn't matter who you were, what we were. You are what you have become. Look at yourself. I'm... nothing like this. This is all just farce, discount store garbage. You know, now I remember when I was young and I would lie on the grass. Oh, I loved doing this. I would stay for hours staring at the emptiness and seeing myself somewhere else where I could go far away. And now all these memories hurt. Oh, it hurts so much. Why can't we just forget? Why do we have to remember? Because that is how we save our memories from oblivion. She is still alive. You will find her. I know you will find her on top of the world. What? If God is real, I hope he is made of this love. I hope you will both forgive me one day. I already have. Bad habit. Smoking. Forgiveness. Thank you.
What was in the bag? What did she find? A goodbye that spoke of hope. Hope? Do you mean to say that, despite everything, she was not resigned to the idea of finding her? No. Not at all. Che dire, raga, non vi mentirò sul fatto che per quanto riguarda la storia e quella che sia l'effettiva spiegazione non mi è rimasto tutto molto chiaro. Mi è rimasto chiaro che a quanto pare comunque avevano effettuato degli esperimenti su persone per quanto riguardava appunto quel farmaco lì, che voleva essere un farmaco indirizzato appunto ai reduci di guerra, appunto per far sì che potessero dimenticare gli orrori della guerra, perché ben sappiamo, ragazzi, che molto spesso appunto i soldati che tornano dalla guerra purtroppo convivono poi appunto con, diciamo, dei problemi, quindi non fanno altro che appunto magari rivivere, ricordare gli orrori vissuti durante la guerra. Quindi il farmaco era indirizzato a questo utilizzo, per cui avevano eseguito degli esperimenti, tra virgolette, su delle persone, credo di aver capito appunto le suore, ragazzi, di quella piantagione, delle quali appunto l'infermiera faceva parte, ragazzi. E a quanto ho capito, forse c'era anche invischiata in qualche modo la signora Fletcher, che sembrerebbe aver dato fuoco poi alla fine di tutto all'edificio in cui c'erano tutte queste donne. Forse, non so, per lei non ricordava, non riusciva a ricordare, forse aveva rimosso, non lo so, aveva fatto questa cosa forse per far sì che smettessero di soffrire, perché alla fin fine questo farmaco, ragazzi, aveva comunque delle terribili controindicazioni, per cui invece che far bene faceva male effettivamente. Quindi alla fine l'infermiera dice: io comunque non riesco a capire perché bisogna ricordare. Questa è una frase che mi ha colpito particolarmente, ragazzi. Dice: perché non possiamo dimenticare, perché dobbiamo sempre ricordare. Questa è una frase appunto che mi ha colpito molto, perché, ragazzi, la memoria, i ricordi, è quello che effettivamente una persona è. Come ha detto la signora Fletcher, è per fare in modo che i nostri ricordi non cadano nell'oblio. Comunque la memoria è quello che ci caratterizza, ragazzi. La memoria è la nostra storia ed è quello che ci rende quello che siamo. Per cui è stato, ragazzi, allora adesso parliamo un attimo del gioco. È stato veramente incredibile dal punto di vista dell'intensità della storia, tra virgolette. È stato incredibile. Allora, parlando un attimino generalmente del gioco, l'ho trovato davvero bello. Ora, io non l'ho potuto giocare dal punto di vista grafico al massimo ovviamente delle sue potenzialità, cosa che purtroppo, ragazzi, mi porta a dire che graficamente magari non era proprio il top della gamma, però può darsi che questo, insomma, che il mio giudizio dipenda da come l'ho dovuto giocare io, sarebbe a dire con i parametri bassi. Dal punto di vista sonoro, raga, che dire, io credo che l'aspetto sonoro di questo gioco sia uno dei suoi punti forti, perché l'abbiamo visto durante le nostre sessioni di gioco, certi momenti, ragazzi, erano caratterizzati solo ed unicamente dalla presenza sonora, e aveva una potenza veramente decisa. Cioè, la presenza sonora non era affatto, ragazzi, di secondo piano, anzi, cioè, sono stati capacissimi di poter instillare un'ansia allucinante nel videogiocatore solo appunto attraverso effetti sonori e musiche, perché le musiche, ragazzi, madonna, vedete, mi sta fa venire l'ansia adesso. È meglio che rientriamo un attimo nel menu principale, perché non la faccio. La colonna sonora, ragazzi, quindi gli effetti sonori e le musiche, sono stati veramente, direi, perfetti. Per quanto riguarda la giocabilità, ovviamente il gioco non è rigiocabile, oddio, a meno che
uno non voglia trovare tipo tutti i documenti, tutte queste cose qua, perché io non sono sicura di averli trovati tutti, molto probabilmente no. Però io sinceramente non rigiocherei mai questo gioco per la troppa ansia, per cui direi che, cioè, è riuscito nel suo intento, che non è quello di non far rigiocare il gioco, ma di far sì che il giocatore non abbia voglia di rigiocarlo per la troppa ansia che questo gioco riesce ad incutere. Per cui direi che sì, nel suo intento ci è riuscito benissimo, perché io non lo rigiocherei sinceramente. Rigiocabile comunque non è proprio, appunto, effettivamente rigiocabile chissà in che modo, però wow, veramente wow ragazzi. Poi ritorniamo un attimo alle tematiche che sono state affrontate nel gioco, le parti macabre che ci sono state nel gioco. Secondo me, raga, anche questi ultimi aspetti che vi sto dicendo sono stati particolarmente forti, hanno inserito più cose tra virgolette insieme. Comunque la storia dell'infermiera, che comunque riguardava appunto il farmaco, che ovviamente coinvolgeva anche Felton, ma quello che anche mi è piaciuto molto è che anche di Felton, ragazzi, ci abbiano inserito la sua storia, che comunque era una storia estremamente tragica e altrettanto spaventosa ed inquietante. Una cosa interessante che pure ha detto la signora Fletcher, che alla fine Felton comunque si rendeva conto di essere un soggetto pericoloso, non più mentalmente stabile, e questo comunque l'aveva portato a voler cercare di aiutare Celeste con le sessioni che sembravano che volessero farle chissà che, ma invece erano soltanto indirizzate a farle dimenticare gli orrori magari vissuti in quella casa. Infatti alla fine Celeste è riuscita a fuggire, signora Fletcher non è riuscita però comunque a scoprire questa, insomma, ragazza che fine abbia fatto. Quindi questo dubbio sulla sorte di Celeste rimarrà, non ne verremo mai a capo. Per cui ragazzi, io generalmente direi che mo, a parte i comandi un pochettino macchinosi, infatti li ho trovati un po' macchinosi effettivamente, non così fluidi diciamo, e a parte la grafica che personalmente parlando non la vedo al top, ma sapete benissimo che per me ragazzi alla fine l'aspetto grafico entra in secondo piano, io mi sento di pioppare a questo gioco ragazzi un bel 9, perché veramente io penso che nella storia del mio canale sia stato uno dei giochi più ansiosi che io abbia mai portato, per cui si merita il 9 a tutti gli effetti. Ovviamente ci tengo a sapere anche il vostro parere, se doveste o non doveste essere d'accordo. Io ringrazio ancora Alessandra per avermi permesso di giocare questa sera, in quanto questo era un suo regalo meraviglioso, oserei dire, ma terribilmente inquietante. Questo video quindi e questa serie terminano qui, grazie a tutti, un bacione e obdoscia a tutti ragazzi, ciao. Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!